Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Diamo una rapida occhiata ai titoli di oggi. Omicidio di Siret, spacciatore arrestato grazie a una targatura di un farmaco. Contarina, il sistema permette controllo totale della filiera. Il Caduceo d'Oro 2018 celebra i 40 anni del Sistema Sanitario Nazionale. A Bari la consegna dei premi. L'evoluzione del sistema farmacia in Veneto al centro dell'evento organizzato da Federpharma Venezia e Cosmo Pharma. Federpharma Cagliari, dalla farmacia ai pazienti. L'app per ricevere a casa i medicinali. Lo spacciatore che ha rifornito gli stupratori assassini di Desiree Mariotti di un medicinale per drogare la ragazza non aveva considerato il meccanismo di tracciatura dei farmaci che viene effettuata dalle farmacie italiane. Questo sistema, spiega Vittorio Contarina, presidente di Federpharma Roma, permette un controllo totale della filiera del farmaco e in questo caso è stato determinante nella cattura di un delinquente. Nel corso delle indagini, infatti, gli agenti della squadra mobile hanno rinvenuto la confezione integra di un medicinale e tramite quello sono risaliti prima alla farmacia che aveva venduto il farmaco e poi a chi lo aveva acquistato. La filiera è stata percorsa al contrario, commenta ancora Contarina, e quello della distribuzione per conto è un meccanismo molto preciso e collaudato che rappresenta un onere importante dal punto di vista professionale e che distingue le farmacie da ogni altro esercizio commerciale. È giunto alla 14ª edizione il premio Caduceo d'Oro. L'evento che si è svolto a Bari sabato scorso è stato dedicato ai 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale. Ad essere premiati quest'anno Maria Pia Garavaglia, già Ministro della Salute, Antonio Gaudioso, Segretario Nazionale di Cittadinanza Attiva, Filippo Anelli, Presidente dell'AFNOMUCEO e Andrea Mandelli, Presidente della FOFI e Senatore della Repubblica. A consegnare il riconoscimento Luigi D'Ambroso Lettieri, Presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Bari e BAT, che ha istituito il premio. Ma ascoltiamo le interviste realizzate a margine della manifestazione di sabato da Gianluca Casponi, al Presidente Nazionale di Federpharma Marco Costolo e al Presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Bari e BAT Luigi D'Ambroso Lettieri. I farmacisti e la farmacia sono pronti per una riconversione culturale che recuperi dentro il proprio ruolo le attività di prevenzione, di aderenza alle terapie come presupposto per un miglior governo della spesa e per dare maggiore efficienza alla terapia farmacologica. Questi sono gli aspetti su cui si scrive la storia dei prossimi anni per mantenere il servizio sanitario in una condizione di protezione, conquista vera per tutti quanti i cittadini italiani. E il Servizio Sanitario Nazionale è uno dei più efficienti al mondo, nonostante tutte le sue ancora le cose da migliorare, come bene dite voi. Tenete presente però che forse dal 1978 ad oggi è cambiata un'era geologica, non solo 40 anni. Bisogna semplicemente fare il tagliando, bisogna ammodernare questo Servizio Sanitario Nazionale, lavorare secondo me, visto il cambiamento dei tempi, molto di più sulla prevenzione che non sulla cura. Le patologie rispetto al 1978 sono spostate da patologie prevalentemente acute a patologie croniche, quindi il ruolo della prevenzione primaria, e in questa mi permetto di rivendicare anche il ruolo che possono svolgere le farmacie di comunità, serviranno a spostare in avanti il momento in cui le persone si ammalano e quindi anche a rendere più sostenibile il nostro preziosissimo Servizio Sanitario Nazionale. L'evoluzione del sistema farmacia in Veneto al centro dell'incontro che Federpharma Venezia ha organizzato insieme a Cosmo Pharma Roadshow lo scorso 10 novembre a Mestre. Tra i presenti Silvia Pagliacci, presidente del Sunifar, Alberto Fontanesi, presidente di Federpharma Veneto e l'assessore alla sanità del Veneto Luca Coletto. Ma ascoltiamo l'intervento del presidente di Federpharma Venezia, Andrea Bellon, raggiunto telefonicamente dalla collega Rossella Gemma. E assieme ad altri colleghi del sindacato regionale abbiamo avuto modo di portare alla politica e alle istituzioni le aspettative e le preoccupazioni dei titolari della nostra regione. In particolare era presente l'assessore regionale Luca Coletto, con il quale abbiamo avuto uno scambio molto franco e produttivo sul tema della farmacia dei servizi, anche alla luce del nuovo piano sanitario regionale in via di definizione e del prossimo avvio a dicembre del progetto regionale di presa in carico del paziente cronico, progetto che la Regione Veneto ha già finanziato per il prossimo biennio con 3 milioni di euro. Non è mancata una riflessione sulle opportunità di rafforzare il ruolo delle farmacie come primo presidio della salute sul territorio, puntando su una dispensazione del farmaco che deve essere orientata
alla massima prossimità verso il cittadino e quindi penso alla farmacia, ovviamente attraverso la DPC, in particolare, quando si tratta di farmaci innovativi. Dalla farmacia fino a casa sulle due ruote di una bicicletta. E questa è l'iniziativa messa a punto da Federfarma Cagliari e Farmap, che permetterà ai cittadini di ordinare in farmacia online o attraverso un'app i medicinali prescritti dal medico di famiglia e di vederseli recapitare da un corriere in bici. Un servizio economico ed ecologico che coprirà per tutta l'area della città metropolitana di Cagliari e della provincia del sud della Sardegna e che garantisce il ruolo della farmacia sul territorio, ha spiegato Francesco Danero, presidente di Federfarma Cagliari. Questa è la nostra ultima notizia per oggi, vi diamo appuntamento a domani per una nuova edizione del telegiornale di Federfarma Channel.